tutte queste iniziative che si stanno traducendo in atti di violenza, non possiamo certo condividerle. Ma credo che tutti gli italiani per bene non possano condividerle. Anche tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo, che sono per strada, chiaramente non hanno nessun interesse a lasciarsi strumentalizzare da chi in modo metodico, sistematico, sta cercando di soffiare sul malcontento e di aizzare le persone per bene a compiere atti di violenza. La finanza pubblica italiana è solida e proprio per questo ci consente anche di mettere in campo interventi come questo. Noi siamo consapevoli che non è necessario fare un intervento aggiuntivo, avevamo le risorse per farlo, lo abbiamo fatto. La nostra prospettiva è solida sia rispetto alle nostre previsioni per quest'anno sia rispetto alla prospettiva dell'anno prossimo. Se rispettiamo invece queste misure, abbiamo buone chance di affrontare dicembre, il prossimo mese di dicembre, con una certa serenità, senza avere un sistema sanitario sotto stress e allo stremo. In caso contrario, ci ritroveremo più avanti di fronte, semmai, alla necessità di operare un lockdown generalizzato. Vi domando se ritenete normale, al di là delle urla di qualche 5 Stelle nervoso, che mentre il Senato e la Camera stanno lavorando, il Presidente del Consiglio si faccia gli affari suoi in televisione. Non è accettabile! I contributi a fondo perduto arriveranno direttamente sul conto corrente delle categorie interessate con bonifico dell'Agenzia delle Entrate. Confidiamo che già a metà novembre il tracciamento è molto più difficile con numeri così alti, è proprio per questo che abbiamo bisogno di diradare le relazioni tra le persone, abbiamo bisogno che ciò che ciascuno di noi non considera esattamente come essenziale possa essere rimandato, posticipato. L'alternativa è vedere la curva che sale ancora e vedere il nostro Servizio Sanitario Nazionale che andrà davvero in crisi, e questo noi non vogliamo assolutamente vederlo. Buongiorno, bentornati a Coffee Break. Insomma, avete sentito le parole del Premier Conte, che torna a evocare un possibile, un probabile lockdown generalizzato, no? Ovviamente tutto, lo ripete quasi in maniera ossessiva il Premier, ma non solo lui, dipende dai numeri della pandemia, no? Dai casi, dai contagiati che aumentano praticamente ogni giorno. Il governo ha anche dato il via libera al decreto che mi pare più di 5 miliardi, no, per i ristori alle categorie, insomma, maggiormente colpite dalle ultime misure, soprattutto anche con chiusure, con stop veri e propri alle attività, e non sto a rifare, insomma, l'elenco che credo tutti conosciamo perfettamente. Peraltro sono state date risorse anche per consentire ai medici di base di effettuare i tamponi negli studi medici. E però le rappresentanze dei medici di base non hanno aderito tutte, e c'è soltanto una sigla, quella dei medici di medicina generale, la FIMG, che ha aderito a questo, e questo complica ulteriormente ovviamente il fronte, il primo fronte, quello dell'assistenza sul territorio. C'è il consulente, il super consulente del ministro Speranza, Walter Ricciardi, che chiede ormai apertamente un lockdown per Milano, ma anche per Napoli. E poi ci sono i moti di piazza, no? Ieri bruciava, ieri sera anche Roma, con il ministro dell'Interno Lamorgese, che ovviamente esprime molta preoccupazione, fa un appello agli italiani, insomma, isolate, prendete le distanze dai violenti e da chi attacca la polizia. Bentornato a Giovanni Toti, il presidente della Regione Liguria e leader di Cambiamo. Buongiorno Giovanni. Ciao, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Intanto ti faccio subito una battuta: qual è la cosa che ti preoccupa di più in questo momento, in questa congiuntura così complicata?
Ma guarda, io credo che la cosa principale adesso sia lavorare su una serie di regole che stanno ancora ingessando il paese. Si è tanto parlato del modello Genova e del modello Liguria per il Ponte Morandi, non si è fatto nulla che assomigliasse a un modello Genova e un modello Liguria per la sanità. Guarda, i nostri ospedali non sono questa volta come nella primavera scorsa in crisi perché mancano i letti, i respiratori, i monitor. Mancano delle regole per poter assumere il personale, mancano delle regole per poter utilizzare il personale medico, mancano delle regole e meno male che una sigla dei medici di famiglia si è dimostrata seria e responsabile accettando questo accordo, ma non è possibile che il mondo medico non si renda conto del momento di emergenza che c'è, né che le regioni e il governo abbiano delle leggi che consentano di utilizzare al meglio tutte le nostre risorse. Noi paghiamo una programmazione sbagliata nel corso degli ultimi 20 anni che oggi ci rende con pochi infermieri, con pochi anestesisti, con pochi rianimatori, con poche professioni mediche, eppure ancora oggi siamo lì con i concorsi, siamo lì con il fatto che non possiamo utilizzare i medici non specializzati nei nostri ospedali perché la legge non lo consente, siamo lì che non possiamo utilizzare gli infermieri che stanno finendo l'ultimo anno finché non sono iscritti all'ordine. Allora, qualcuno si rende conto che la situazione è complessa, compresi i sindacati, e che si c'è bisogno di regole straordinarie in questo momento, senza ovviamente addossare alcuna responsabilità a un mondo della sanità che ha reagito con grande generosità e abnegazione. Però questo paese deve darsi delle regole che ci consentano di fare le cose. Il decreto che ha nominato Ricciardi, che critica le regioni per i ritardi, il decreto che ha nominato le regioni enti attuatori del commissario straordinario di governo anti-Covid, è arrivato la prima settimana di ottobre. La prima settimana di ottobre, sì. E poi si dice che le regioni sono in ritardo. Su. Sì, voglio chiederti due cose perché poi ti salutiamo, che so che c'hai insomma i tuoi impegni. Sono mattinate complicate. Lo so, immagino. lo immaginiamo. L'altra domanda è a proposito anche di questo rimpallo di responsabilità, no? Quando si parla, no, sono tornate alla ribalta queste benedette, maledette terapie intensive, no? Ma la regione Liguria, la regione che tu governi, il piano, no, previsto dal governo, l'ha ultimato? Voi avete incrementato come da programma le terapie intensive o no? Guardi, volendo noi ne abbiamo anche di più di terapie intensive del piano da programma. L'unica cosa che non manca in questo momento sono le terapie intensive per due ragioni. Uno, perché le abbiamo ovviamente aumentate. Due, perché per fortuna la curva della terapia intensiva oggi rispetto alla curva dei malati che raggiungono i nostri ospedali, e questo dà l'idea che manca un filtro dal territorio, è molto più piatta della curva d'aumento dei nostri pazienti. Quindi oggi non c'è alcun problema sulle terapie intensive. Le terapie intensive, peraltro, hanno un tetto invalicabile nel personale, ancora una volta, certo. Perché noi abbiamo oggi tutti i letti, i respiratori e i monitor che vogliamo, ma una terapia intensiva, come dire, pretende medici, anestesisti, rianimatori, infermieri ultra specializzati che non si costruiscono in un'estate, questo deve essere chiaro a tutti, non si costruiscono neanche in un anno, o si trovano tramite regole del mercato all'estero, da altre parti, oppure si formano col tempo e ce li avremo per il Covid-20, cioè tra 2 anni, 3 anni, perché un ragazzo che esce dall'università o da un corso infermieristico non può certamente lavorare in una terapia intensiva e pretendere di salvare la vita. Ogni tanto si fanno conteggi di terapia intensiva che sembrano un po' quelli dei blocchetti dell'ego, ma una terapia intensiva è soprattutto uomini specializzati. Certo, l'ultima cosa che ti chiedo è, tu dici, cioè sono parole rassicuranti rispetto alle terapie intensive, poi certo con tutta la partita che riguarda il personale specializzato, però diciamo, hai sentito anche all'inizio, insomma, si torna a evocare un lockdown, ci sono voci molto allarmate da parte di chi opera nelle strutture ospedaliere, e come stanno allora le cose? Ma guarda, il problema questa volta è che ci stiamo ammalando, e ci stiamo ammalando in tanti, in tutti insieme, che probabilmente ai nostri ospedali, per assenza ancora di un filtro sul territorio, arrivano molti malati di basse e bassissime intensità di cura, ma in regioni come la mia, dove l'età anagrafica è molto alta, la paura di rimanere a casa, di non trovare un posto letto che viene anche costantemente alimentata, porta tutti di corsa verso gli ospedali. Ti voglio fare dei numeri, se no la gente a casa non capisce. 900
terapie di media e bassa intensità, oggi circa 800 e qualche cosa occupate in Liguria, 40 terapie intensiva. Al culmine della crisi dell'anno scorso eravamo a 1200 posti di media e bassa terapia negli ospedali ed eravamo quasi a 200 terapie intensive. Segno che questa volta il problema non è la terapia intensiva, è gestire fenomeni di bassa intensità di malattia, per fortuna non severi, e dobbiamo gestirli fuori dagli ospedali, altrimenti noi avremo una massa tale di persone negli ospedali da inibire ogni altro servizio sanitario e senza il bisogno di cure severe come quelle della terapia intensiva. È completamente diverso l'approccio sanitario alla malattia. Chiarissimo, questo è il quadro, diciamo, del governatore della Liguria Toti sulla sua regione e in generale. Proprio con un sì o con un no, sarebbe una iattura vera un nuovo lockdown? Beh, penso che sarebbe una cura molto severa su un paziente molto provato, per stare ai termini medici, quindi sì. Non sempre. Non vorrei che si arrivasse al famoso detto, l'operazione è perfettamente riuscita ma il paziente sì. È morto, perché salvarsi dal Covid in un paese di macerie non credo sia obiettivo di nessuno, né del governo, né degli enti locali, né dei cittadini. Occorre muoversi con grande, grande, grande misura e continuo a dire, Andrea, il paese ha situazioni diverse, te lo dico da una regione che non è esente da Covid, anzi è tra le più colpite. Genova oggi ha bisogno di cure importanti, il resto della provincia oggi potrebbe lavorare più di quanto fa le nuove regole per sostenere la sua capitale. Occorre una politica solidaristica, le città in difficoltà devono poter dare malati verso gli ospedali vuoti e le province dove meno Covid lavorare per sostenere anche chi oggi si deve fermare. Se non diversifichiamo il paese e facciamo di tutta erba un fascio, facciamo un brutto servizio. Grazie a Giovanni Toti, buon lavoro. Prima di andare in pubblicità voglio salutare gli altri ospiti, questo era per così dire l'antipasto. Bentornato Giordano Bruno Guerri, storico e presidente buongiorno. Del Vittoriale, bentornato. Do il buongiorno a Paolo Rossi, attore e autore. Buongiorno Paolo Rossi. Buongiorno. Saluto Guido Castelli, responsabile degli enti locali di Fratelli d'Italia e diciamo da poco neo assessore al bilancio della Regione Marche. Bentornato Guido Castelli, do il bentornato a Erasmo Buongiorno. Palazzotto, parlamentare e deputato di Liberi Uguali. Bentornato Palazzotto. Ecco, si sente, sì, insomma abbiamo salutato tutti e abbiamo messo verificato audio e video dei nostri collegamenti. Subito in pubblicità, siamo in ritardissimo e torniamo tra poco. Abbiamo evocato il lockdown, vediamo perché si torna a chiedere da molte parti una chiusura generalizzata dell'Italia. A dopo. La ultima arma disponibile è l'unica soluzione per mitigare l'ascesa dei contagi. Il governo e il premier non vogliono pronunciare il suo nome, ma scienziati, politici e esperti si dividono sull'opportunità di un nuovo lockdown per far fronte alla pandemia di Covid-19 nel nostro paese. Dopo le misure decise dall'esecutivo ci sono le critiche e le proteste per restrizioni a bar, ristoranti, cinema, teatri, ma c'è anche chi chiede decisioni più dure. Lo fa Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Speranza, che intanto invoca con un nuovo lockdown immediato per due città, Napoli e Milano. A Milano e Napoli, dice Ricciardi senza giri di parole, uno può prendere il Covid entrando al bar, al ristorante, prendendo l'autobus. Stare a contatto stretto con un positivo è facilissimo perché il virus circola tantissimo. In queste aree il lockdown è necessario, in altre aree del paese no. Immediate le reazioni del governatore Lombardo Fontana, ma anche dei sindaci proprio di Milano e Napoli, Sala e De Magistris. Tutti concordi nel ritenere prematuro prevedere la chiusura totale per le due città, semmai emanare nuove ordinanze anti-Covid come si appresta a fare la regione Lombardia. Abbiamo ancora 10-15 giorni di tempo, sostiene il sindaco di Milano Sala, e dopo valuteremo se le misure contenute nel nuovo DPCM hanno avuto effetto. Una posizione condivisa anche da una buona parte del mondo scientifico, come il primario di malattie infettive all'ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, per cui le prossime due settimane saranno decisive, o Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto
dell'Istituto Superiore di Sanità. Il lockdown totale rimane l'ultima arma disponibile che tutti auspichiamo non sia necessario adottare, dice Brusaferro. Ma mentre altri paesi in Europa si interrogano ora sull'opportunità di una nuova serrata totale, l'ultima in ordine di tempo la Francia, dove i contagi sono più del doppio che in Italia, c'è chi invece propone di adottarlo subito, ma non solo a Milano e Napoli. È responsabile del coordinamento Covid-19 per i reparti del pronto soccorso lombardi Guido Bertolini, che descrive il seguente quadro. La situazione nel pronto soccorso è drammatica, non solo in Lombardia, ma ovunque a livello nazionale. L'unica cosa che si può fare è chiudere tutto, un lockdown a livello nazionale. Allora, in questo servizio di Simone Costa, no, si faceva accenno anche ai paesi insomma importanti dell'Europa vicino a noi. In Germania c'è un nuovo picco di contagi, praticamente 15.000 in un giorno, e la Merkel oggi potrebbe già annunciare in una riunione, diciamo, con i governatori, l'omologo dei nostri governatori, un lockdown light a partire dal 4 di novembre. E che cosa sarebbe? Sarebbe un po' quello che abbiamo fatto con le ultime misure del DPCM, cioè la chiusura di bar, ristoranti, centri sportivi, teatri e cinema. E Macron invece alle 8 di questa sera parla in televisione, e anche lì diciamo i mezzi di informazione francesi già preannunciano che sarà l'annuncio di un nuovo lockdown in Francia. Giordano Bruno Guerri, allora, adesso, indipendentemente da quello che non si è fatto, gli errori, i ritardi, voglio andare un po' oltre, no? Gli italiani sono stanchi, no? Forse era subentrato anche un po' di, non so se definirlo, sano fatalismo, con la consapevolezza che bisognasse convivere con questo virus, no? In qualche modo. Poi però l'evidenza dei numeri è quella che tutti i giorni, no, apprendiamo, e appunto si torna a parlare di lockdown. Pensi che ormai abbiamo imboccato questa strada? Ma io mi auguro di no, perché il lockdown sarebbe, come tutti sappiamo, un disastro economico e vediamo ormai anche sociale e politico anche. E poi forse non è la soluzione, non ha risolto in primavera definitivamente il problema, non lo risolverà anche in questo caso. La soluzione è dei lockdown mirati, ma sì, fatti bene. In Germania se lo possono permettere e funzionerà meglio che da noi. Faccio l'esempio del Giappone. È stato chiesto al ministro giapponese perché in Giappone ci sono ormai pochissimi casi. Sì. E lui ha risposto con una sola parola, una sola: Mindo. Mindo significa livello delle persone. Cioè i giapponesi hanno saputo autoregolarsi, sì, controllare se stessi in modo da diffondere il meno possibile il contagio. Ma noi come ci siamo regolati, gli italiani, dal tuo punto di vista? Cioè, ci male, siamo bene? Regolati da italiani, cioè da un popolo sostanzialmente diviso, abbiamo visto come sempre, fra Guelfi e Ghibellini, negazionisti, positivisti, e un popolo con forti tracce di anarchia, che è anche una nostra bellezza in certi, sì, casi, sì, certo, ma in dipende questo dai caso, momenti storici, certamente forse. No. Non a caso la Germania è uno dei paesi europei dove il virus ha colpito meno. Diciamo anche che la Germania ha una sanità, mettiamola così, di territorio molto meglio organizzata di noi, che pure insomma come Servizio Sanitario Nazionale nel complesso brilliamo poi nel mondo. E però insomma, no, per dirci, insomma, diamo qualche elemento anche, no, in questo, certo, senso, certo. È un paese insomma più forte, anche perché è economicamente più forte, quindi non c'è dubbio. Paolo Rossi, non so, Paolo Rossi, io voglio chiedere una cosa a Paolo Rossi. Intanto mi deve dire una cosa, no? Siccome la provincia autonoma di Bolzano Alto Adige ha delle regole diverse, diciamo, da quelle generali che sono scattate lunedì scorso in Italia, lei è in scena con un suo spettacolo? No, io sono prodotto dallo Stabile di Bolzano, che è stata una grossa fortuna per me e per tutta la mia compagnia. Adesso tra l'altro sono in Svizzera, dove i teatri sono aperti. Hanno fatto... Quindi ho una volta tanto ho avuto un giro di fortuna. Sì.
Senta, lei dove si iscrive a proposito delle, di Guelfi e Ghibellini, delle varie posizioni? Cioè, cosa pensa, per esempio, di questo, a parte questa recrudescenza della pandemia, ma appunto ci sono opinioni molto diverse su come comportarsi. Lei che pensa? Allora, io penso da teatrante, perché questo è il mio mestiere, ma anche la mia vita. Io credo che il teatro, credo che, cosa penso? Penso che in questo momento la lucidità sia la più alta forma di trasgressione possibile. Essere lucidi vuol dire stare sul pezzo e ragionare e seguire l'istinto quando lo senti veramente con un palpito. Credo che il teatro sicuramente non ha il valore terapeutico di una mascherina, però è un buon supporto la mascherina, perché nel teatro la morte, parliamone, fa parte della vita, mentre invece in questo sistema, in questa società, diciamo, dello spettacolo, fa parte della statistica. Ora, in teatro, il teatro trasmette energia, coraggio, coscienza civica, mentre invece questa giostra della società dello spettacolo trasmette debolezza, paranoia e incoscienza. E quindi ragiono da teatrante, perché è il campo che conosco di più. Sì, certo. Un'anteprima a proposito di teatro, sì. Ho saputo che nella tarda mattinata la Regione Lombardia, l'assessore alla cultura Galli, annuncerà un'iniziativa che a me sembra ottima. Cioè i principali teatri comunali della Lombardia potranno trasmettere i loro spettacoli in streaming. E almeno che è un modo di non chiudere dare tutto, la possibilità agli attori, ai registi, cioè, di lavorare e al pubblico di goderne. Certo che mancano gli incassi, ma i comuni hanno già stanziato le cifre nel 2019 per sostenere i teatri, sì. E quindi sono soldi già spesi. Altri soldi possono venire dalla rinuncia a iniziative come i mercatini, le luminarie. Vogliamo rinunciare alle luminarie quest'anno finalmente? Ma forse sarà inevitabilmente soldi così. Poi Paolo Rossi ha detto una cosa meravigliosa sul teatro. Allora, noi ricordiamo l'antica Atene per Pericle, per Sofocle, per Aristotele, per Socrate, e non per le pesti, per le epidemie di vaiolo, di peste che l'hanno tormentata sempre, come in tutto il mondo, e che hanno superato. Quindi la cultura è la base della nostra vita, del sapiens. Non possiamo rinunciarci come se fosse un bene accessorio. Inoltre, scusami, mi sfogo, noi sono anni che diciamo che i cinema sono vuoti, a teatro non ci va nessuno, le librerie sono un disastro, l'opera non ne parliamo, adesso d'improvviso diventano posti affollati. Com'è che sono affollati? I nuovi posti dove c'è l'untore, ci sono gli untori. Allora, facciamo così, io sono in ritardissimo, chiedo scusa a Palazzotto e a Guido Castelli, adesso dopo la pubblicità ovviamente li coinvolgo subito perché è stata bella anche questa parte legata all'importanza della cultura, dello spettacolo, del teatro, del cinema. Dobbiamo tornare però a dei temi, non lo so, forse argomenti più prosaici, permettetemi, che sono quelli delle tante proteste, sia quelle civilissime che sono state fatte da tante categorie, sia, diciamo, ai moti di piazza che molto inquietano, e poi anche a questo rapporto che non è mai partito tra maggioranza e opposizione, che forse è inevitabile in questa fase. Lo facciamo dopo la pubblicità, vi portiamo dopo la pubblicità a Piazza San Marco, a Venezia, dove, al di là delle ultime misure prese, è già c'è una grandissima crisi come in tutte le città d'arte, e anche molte attività hanno già chiuso i battenti. Ci vediamo tra pochi minuti.
quante attività hanno chiuso? Al momento sono 13 attività, circa il 25% del totale delle aziende che sono aperte qui in piazza. Siamo all'inizio. Questo è l'inizio di un problema grande che si trascinerà nei prossimi mesi. Il problema della disoccupazione e del lavoro sarà principale. Ci sono, oltre a quelle che abbiamo detto aver già chiuso, ce ne sono almeno 4 che sono in odore di chiusura nei prossimi mesi. La fuga da San Marco è iniziata ben prima dell'arrivo del Covid, ma a dire che gli effetti della pandemia stiano rappresentando l'ultimo chiodo sulla tomba del salotto più bello d'Italia e forse del mondo non si va molto lontani dalla realtà. 13 saracinesche abbassate, gioiellerie, negozi di vetri e pelletteria, tutti con decenni e decenni di storia alle spalle. Spariti. E non è finita. Altri sono in procinto di chiudere. Almeno il 50% nei prossimi mesi. Come triste Venezia, soltanto un anno dopo. Come triste Venezia. I caffè storici zoppicano una media di meno 50% di fatturato, ma sono i negozi ad agonizzare. Per chi resta, la parola d'ordine è resistere in qualche modo, meglio se si è proprietari e non in affitto. Siamo fermi, completamente fermi, perché non avendo una la maggior parte della nostra clientela extracomunitaria, quindi è impossibilitata a venire. Parlo di clientela, non parlo di turisti, parlo di clienti stranieri che vengono abitualmente a Venezia. Il calo è stato totale, direi. Se uno volesse proprio dare percentuali, sopra il 90%, 95%, così proprio. Come si fa a rimanere aperti in queste condizioni? Perché i nostri genitori hanno potuto mettere basi solide, quindi noi qui siamo in proprietà. Venezia che muore, Venezia appoggiata sul mare. Flagello invece per chi è in affitto, ma questo è un fronte annoso. C'è stata una bolla speculativa per quel che riguardava le proprietà immobiliari e gli affitti delle stesse e in questo momento qui è sicuramente esplosa. Quanto costa in media un affitto in Piazza San Marco o nell'area vicino a Piazza San Marco? Diciamo che se mediamente per un arco il prezzo sia è tra i 7.500 e i 10.000 euro. L'agonia però viene anche da più lontano. Se i marchi storici se ne vanno, lo fanno pure perché Venezia da almeno un decennio è diventata preda del turismo selvaggio di bassa qualità. È andata sempre peggio, ovviamente la bella gente non viene, viene solamente magari viene per la vernice della Biennale, viene per l'evento giornaliero, cioè arriva, fa l'evento, la sera dorme e poi se ne va. E allora, in mezzo a tanti problemi, sembra quasi paradossale che una delle ancore del futuro sia il tanto vituperato Mose, entrato finalmente in funzione, seppur per ora, solo in presenza di marea eccezionale. La speranza è che al più presto la piazza asciutta vista all'esordio non sia una rarità. Ci si affida a tutto qui a Venezia, anche a San Mose, per non celebrare il funerale di San Marco. Questa è la situazione di una delle città, insomma, italiane più note al mondo e con gravissimi problemi. Palazzotto, le voglio fare due domande, no? La prima è, ieri lei è un esponente importante di un partito, non soltanto della maggioranza di governo, ma che esprime per esempio il ministro della salute. Via libera a questo decreto ristori, ancora stamattina il ministro Gualtieri dice cercheremo di anticipare al massimo i risarcimenti per le categorie colpite. Quello che le chiedo è, ma se si dovesse andare realmente a lockdown, che tutti credo scongiuriamo, ma le risorse dove le troviamo poi per risollevare l'economia? Ma questo è quello, è la gravità della situazione davanti a cui noi ci troviamo. Io ho la sensazione che non ci sia una piena assunzione di responsabilità da parte della politica, come se avessimo davanti a noi una rimozione di che cosa significa la pandemia. Le misure che sono state adottate sono l'ultimo tentativo di impedire un nuovo lockdown. Se i numeri che noi, con cui noi abbiamo a che fare, non, la curva dei contagi non si piega e noi continuiamo con questo livello di contagi, in meno di un mese noi saremo col sistema sanitario collassato, ma anche col sistema economico collassato, perché non è la chiusura che dispone il governo che determinerà la chiusura dei ristoranti e dei negozi. Se hai 150.000 casi al giorno di nuovi contagi, ci sarà un lavoratore nella cucina di un ristorante o in una filiera produttiva di una fabbrica che costringerà quei negozi a mettere tutti i dipendenti in quarantena.
Quindi noi ci confrontiamo con questo livello di pericolo. In questo momento il governo ha scelto chiudere tutto quello che si poteva chiudere, limitare in qualsiasi modo le occasioni di contatto, quelle non necessarie per non mettere in ginocchio il sistema produttivo italiano, e ristorare quelle attività. Si stanno investendo 6,8 miliardi che si aggiungono ai 170 miliardi che complessivamente verranno stanziati per far fronte all'emergenza economica. Il 15 novembre tutte le attività che oggi sono colpite da provvedimenti restrittivi e che hanno già avuto il bonus, hanno già avuto il contributo a fondo perduto nel mese di maggio, lo riceveranno in automatico, maggiorato in base al tempo di chiusura che è stato disposto. Ora, è sufficiente? È sicuramente quello che oggi si può fare come risposta. Se arriviamo a un nuovo lockdown, sarà un problema non del governo e della maggioranza, sarà un problema del paese trovare le risorse per far fronte a un nuovo lockdown. Non c'è dubbio. A proposito di queste sue ultime parole, un problema per il paese, vado da Guido Castelli. Perché ancora oggi, per esempio, il segretario del Partito Democratico Zingaretti, mi pare in una lettera a Repubblica, dice che è ovviamente il nemico di tutti è il Covid e che bisogna coinvolgere tutto il paese e coinvolgere, lo dice al governo di cui è esponente importante, l'opposizione. Ma mi pare che da questo punto di vista, vista la fase così difficile, non siano stati fatti passi avanti, almeno sto alle dichiarazioni ancora di Salvini, della Meloni, dello stesso Tajani. Come stanno le cose? Ma stanno esattamente come ha ammesso lo stesso Zingaretti. Guardate, è veramente una cosa inspiegabile. La regola della politica da sempre, dai tempi di Pericle per l'appunto, è che quando ci sono le grandi crisi la maggioranza deve governare, deve cercare di confrontarsi con l'opposizione, ma perché è nelle cose. Da questo punto di vista invece Conte ha cercato sempre di essere un uomo solo al comando, che ha rifiutato quella dialettica che fra l'altro, lo dobbiamo anche ammettere, è anche alla base di tante tensioni istituzionali, perché la polarizzazione politica ha investito anche le regioni. Voi sapete benissimo che in questi mesi una parte del conflitto che non si è governato e risolto a livello romano si è anche scaricato in una polemica che poi è anche alla base di una parte di queste dispute che ci sono state fra Stato e enti decentrati. Da questo punto di vista è un comportamento inspiegabile, ma è anche un comportamento che in qualche misura tradisce una tendenza all'autocrazia di Conte, il quale, mi pare che questo sia abbondantemente comprovato, rifiuta anche un minimo di collegialità all'interno della propria compagine di governo. Ormai la democrazia è sospesa perché i capi delegazione, lo stesso Conte e i tecnici cosiddetti virologi, hanno preso in mano il comando della nave Italia e purtroppo tradiscono una improvvisazione anche nelle regole dei DPCM, che credo che sia la base di questa tensione sociale che si vive nelle piazze. Cosa voglio dire? 3 DPCM in qualche giorno, un DPCM che dice che il ristorante fino alle 23, il primo, non è pericoloso, poi dopo una settimana il ristorante diventa pericoloso dalle 18, le palestre che 15 giorni fa non erano un luogo di contagio, poi però le palestre diventano un motivo di contagio. Ecco, tutto questo fa pensare all'aforisma che Kierkegaard aveva dedicato alla nave e alla cuoca della nave, non so se se lo ricorda Giordano Bruno Guerri, la cuoca ha preso il comando della nave, da quel giorno non si conosce più la rotta ma al massimo il menù della sera. Questa è purtroppo una delle ragioni che sta determinando tanta tensione sociale sì, in Italia. Voglio chiederle però una cosa, lei giustamente come i leader insomma del centrodestra dicono, sottolinea il fatto che se si parla di dialogo insomma bisogna coinvolgere l'opposizione, poi bisogna farlo con cose concrete. Qualcuno, soprattutto insomma i detrattori dell'opposizione dicono sì, l'opposizione tuona, poi è anche compito diciamo dell'opposizione farlo, però non propone ricette concrete. E io vengo a una cosa molto pratica che ho letto questa mattina, che riguarda non il suo partito ma in questo caso la Lega, no? Era credo un tweet rilanciato da Salvini. La Lega dice bisogna fare tamponi a domicilio per chi ha i sintomi, quindi per gli ammalati da coronavirus con sintomi, e garantire l'assistenza
per le migliaia di persone che possono essere curate a casa, senza cioè intasare poi pronto soccorso e gli ospedali. Allora, sulla carta non sono solo parole ragionevoli, ma sono parole di enorme buonsenso. Buonsenso che si scontra, come tutti qui sappiamo, con quella che poi è l'organizzazione sul territorio della nostra sanità. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? I tamponi a domicilio, quando non funzionano le famose USCA, no? Queste mini team di medici e infermieri che dovrebbero andare ad assistere a domicilio le persone malate, quando molti medici e molti pediatri hanno gli studi serrati perché non sono stati dotati di dispositivi di protezione, perché non hanno studi, diciamo, idonei se ci fosse un contagio. Di cosa stiamo parlando? Glielo chiedo perché lei non solo ha fatto il sindaco, ma adesso è anche assessore al bilancio di una regione importante come le Marche. Cioè, ma se il territorio non ha tutto questo, sono solo pie intenzioni e illusioni, o no? Assolutamente sì, anche perché, lo diceva prima Toti, il vero problema oggi nella crisi sanitaria non è tanto avere il respiratore o la postazione della terapia intensiva o non intensiva, il problema è che non troviamo personale. Lei ricorderà che il precedente governatore delle Marche, noi siamo in sella dal 21 settembre, aveva, d'intesa con Guido Bertolaso, proposto la cosiddetta astronave, un Covid hospital a Civitanova, sì, che aveva generato anche diverse polemiche. Qual è stato il problema che ci siamo trovati a dover governare? Che mancavano gli anestesisti e i rianimatori per poter dare un senso a quella che era stata una struttura teoricamente utile in caso di emergenza, ma che purtroppo, per difetto di una programmazione sulle assunzioni del personale medico che ci trasciniamo da decenni, ci trova oggi nella condizione di dire: attenzione dove mettiamo le persone da intubare. Quindi in sanità abbiamo la certezza che stiano venendo in emersione tutta una serie di difficoltà, tutta una serie di errori che purtroppo sono alla base del grande difetto del nostro sistema Italia, l'incapacità di programmare, perché l'allarme quando scatta? Non scatta quando ci sono, lo dico in senso simbolico, i primi contagi in misura ingravescente, ma quando appunto non sai dove intubare le persone. Ecco, questo tema è un tema reale che non possiamo certo affrontare ora in maniera risolutiva, no, certo, ma che scontiamo. Ieri, guardi, ero proprio con gli altri assessori a verificare quante risorse sono nel bilancio della Regione Marche per cercare di dare una mano a questi poveracci, mi riferisco ai ristoratori e non solo, che dopo aver speso tanti soldi per attrezzarsi, per consentire ai propri clienti di cenare in sicurezza, si trovano ora con questa mazzata. Allora, io ho visto che delle grandi manovre che il predecessore di Francesco Acquaroli, che si sta veramente industriando notte e giorno per cercare di dare una risposta a questi problemi, ben 37 milioni erano destinati alla sanità, non spesi. Ora, con questo non voglio dare patenti di inadeguatezza ai precedenti governi, ma il dato è proprio questo. Sì. Non sono più i soldi il problema dell'Italia. Questa è la cosa assurda. Le casse non solo delle regioni hanno soldi, ma purtroppo abbiamo intossicato in maniera così letale i nostri sistemi organizzativi che purtroppo ci troviamo in questa situazione. Allora, quando la vita e la morte sono in ballo. Sì. Prima di Paolo Sottocorona faccio un altro passaggio con Paolo Rossi, perché voglio chiedere a Paolo Rossi, perché lui ha sempre questa maniera, no? Poi graffiante, corrosiva, ma se lei avesse i superpoteri oggi, cosa farebbe? Una cosa che farebbe? Cercherei di rispondermi a una domanda che mi sto facendo un po' di giorni. Esco un attimo dal mio campo. Mi sembra che nel mio paese chi ha delle responsabilità non riesca a prendere, non possa prendere decisioni, mentre invece le decisioni le prendono chi non ha responsabilità. Il primo è visibile, il secondo meno. Per questo mi basta il superpotere di poter fare un bel pezzo di cabaret su questo. Grazie. Grazie. Allora, resti con noi Paolo Rossi, vado da Paolo Sottocorona, da un Paolo all'altro, portaci qualche notizia decente dal punto di vista del tempo, sì, no? Vabbè, posso fare i miei complimenti a Paolo Rossi, perché secondo me, certo, in tre parole
ha detto tutto. Sì. Va bene, allora, al sud resta l'ultima parte della perturbazione che è passata ieri, e dando ancora delle piogge. Sulle altre regioni, come vedete, c'è qualche nuvola che passa, ma piogge ormai niente. Vediamo la differenza anche, scusate, fra le piogge previste nella prima parte della giornata di oggi, che ancora è vero a largo sullo Ionio, ma possono essere piuttosto intense, e la seconda parte invece della giornata, in cui resta qualche debole pioggia isolata. Giovedì e venerdì si replica, perché, guardate, debolissime piogge, ma sono inferiori a un millimetro nelle 24 ore, quindi capite che è molto poco, un po' qualche nuvola al nord, e qui siamo a giovedì, venerdì addirittura neanche quello al nord, al centro, debolissime piogge al sud, quindi situazione decisamente stabile. Questo consentirà molto lentamente alle temperature di salire appena appena un poco. La foto di oggi è una specie di, non è un fotomontaggio, ma questo edificio che spicca nel porto di Genova, evidentemente non è un edificio, ma è una delle navi da crociera, come dire, in attesa, ce ne sono molte, devo dire, che si inserisce appunto nel contesto del porto. Quindi, in attesa, diciamo, soprattutto di riprendere le crociere, che stanno vivendo anche il mondo delle crociere un periodo nerissimo, come gli aeroporti. Pensate alla notizia di stamattina, gli aeroporti italiani che registrano un nuovo pesante crollo, i livelli del traffico sono tornati al 1995, meno 83% tra marzo e settembre, tanto per dare un'idea. Grazie Paolo Sottocorona, qualche minuto e torniamo qui. Allora, diciamo, vogliamo giocarci al meglio questi minuti finali che ci restano. Torno da Palazzotto, perché voglio chiedere una cosa a Palazzotto, utilizzando anche, diciamo, la critica che faceva Guido Castelli, ma non è il solo a fare questa critica. Cioè, questo susseguirsi di PCM con misure poi in contraddizione tra loro nel giro di pochissimo tempo, non danno l'idea di un governo che ha sotto controllo la situazione. Peraltro voglio aggiungere un elemento che si è sempre detto, cioè che non dico io, bisognava aspettare almeno 10-15 giorni per verificare l'efficacia delle misure messe in campo. Adesso anche rispetto alle ultime, questo decreto, no, che chiude molte attività, dovremmo aspettare, tanto che il professor Galli lo ricordava, saranno cruciali le prossime 2 settimane, ma non si può pensare a un'altra iniziativa più stringente se poi non abbiamo contezza di quello che succede, o no Palazzotto? Insomma, qualcosa non funziona. Ma la parola fuori controllo è la parola esatta. La curva dei contagi è fuori controllo, cioè noi in questo momento il virus non è che lo controlliamo. Allora, è successo semplicemente che con le previsioni attuali, se noi ci troviamo, giusto per capire di che numeri parliamo, se il tasso di crescita rimane invariato, il 16 novembre noi ci ritroviamo con 160.000 nuovi casi, 16.000 di richieste di ingresso in ospedale e 1.000 decessi al giorno. Questa è la proporzione. Ora, ovviamente, io mi auguro che non si arrivi a quello. Bisogna prendere misure quanto più drastiche possibili. Bisognerebbe già provare a mettere il paese in lockdown, solo che non possiamo permettercelo, quindi stiamo provando a chiudere tutto quello che si può chiudere senza mettere il paese in lockdown, sapendo che questa cosa comporterà, io non è che stigmatizzo chi manifesta, è l'espressione del disagio che in questo momento si sta manifestando, perché la crisi non è solo sanitaria, c'è una crisi economica che ci sarà, e c'è una crisi sociale che è legata al distanziamento sociale, all'impossibilità di avere cura degli affetti, al mondo, alla cultura, non al mondo della cultura che verrà sovvenzionato, per quanto quella crisi colpirà molti operatori, ma al valore della cultura che ci spiegava prima Paolo Rossi, cioè su che cosa può trasmettere all'animo umano in un momento drammatico come questo per il paese. Però noi non siamo non viviamo in un mondo diverso. Il presidente Macron, probabilmente dopo aver tentato anche lì coprifuoco, chiusura alle 18,
a 50.000 contagi, stasera annuncerà un possibile lockdown della Francia. Cioè, siamo dentro questo contesto e dobbiamo muoverci dentro questo contesto. Però posso chiederle una cosa, siccome credo che qui nessuna ricette miracolistiche, non c'è dubbio, no? Per essere insomma onesti. Però io le faccio proprio un esempio banale che avrà sentito 100 volte. Ho capito, adesso senza stare a dire cosa si è chiuso, cosa non si è chiuso e tutte le legittime proteste delle categorie produttive colpite, ma noi continuiamo a vedere il servizio pubblico nelle ore di punta, cioè sono fotografie, immagini che mettono i brividi, ma perché lì non si è fatto qualcosa? Non dico prima, vogliamo dire lasciamo perdere il tempo perduto, guardi, dico anche questo, ma oggi non si è fatta nessuna iniziativa, ma ci sono... I proprietari delle autolinee private che da mesi sollecitano il governo, chiamateci, vi affianchiamo, vi diamo una mano, ma non se ne fa nulla, meno qualche regione, qualche piccola insomma iniziativa regionale, soprattutto nel trasporto scolastico. Mi scusi, ma questa non era una cosa da affrontare nella complessità della situazione, come dice lei? E però non mi pare che qualcuno abbia preso in carico questo settore. È possibile? Ripeto, la responsabilità della politica in questo momento richiede di non partecipare al gioco dello scaricabarile. Ci sono dei problemi strutturali nel nostro paese. Veniva detto prima, non ci sono i medici e gli infermieri. Non è che non ci sono perché non si possono assumere, come ha detto prima il presidente Totti. Non ci sono perché non ci sono abbastanza medici che sono specializzati in questi anni, perché abbiamo fatto i numeri chiusi nelle università, perché abbiamo costruito un imbuto facendo 30 anni di tagli al sistema sanitario che chiamavamo sprechi. E non abbiamo investito sulla medicina territoriale. L'hanno fatta tutti i governi che si sono succeduti. Oggi ci svegliamo in un paese che non è attrezzato per un'emergenza di questo tipo. Ci stiamo attrezzando durante l'emergenza. La stessa cosa vale per il trasporto pubblico. E anche qui non è tutto uguale, perché quello che succede in una regione o in un'altra, a prescindere da chi la governa. Vogliamo guardare Lombardia e Veneto, per dire due regioni governate dallo stesso partito e che hanno risposto in maniera diversa sulla tenuta del sistema sanitario, del trasporto pubblico, oppure della Emilia-Romagna e Campania, per dire due altre regioni governate da uno stesso partito che hanno due o tre trasporti pubblici e due sistemi sanitari diversi. Forse anche questo estremo regionalismo ha prodotto dei danni, perché oggi il diritto alla salute di un cittadino in Emilia-Romagna e in Campania non è lo stesso. Non è lo stesso, e di questo dovremmo forse farci carico. Ripeto, però, c'è un punto, e concludo con questo, Pancani. Davanti al livello di contagio che abbiamo oggi, tutto quello che potevamo fare, la discussione, è ormai saltato. Cioè, adesso il problema è ridurre le persone che si muovono, che escono di casa, che hanno occasioni di contagio, per cercare di piegare la curva. Questa è l'unica cosa. Sicuramente quella discussione valeva 15 giorni fa. No, ma è chiarissimo. E oggi io penso che la politica dovrebbe assumersi la responsabilità tutta di avere parole di verità. Credo che se c'è una cosa un appello che voglio fare al governo è quello di avere maggiore trasparenza sui dati, sui numeri, perché le misure che stanno adottando devono essere comprensibili dai cittadini, cosa che spesso non accade perché vengono assunte sulla base di valutazioni non chiare. Tanto che qualcuno sta dicendo che bisognerebbe ripristinare la famosa conferenza stampa della Protezione Civile nel tardo pomeriggio per spiegarli questi numeri, ma non lo so se questo poi, insomma, può essere uno strumento in più, probabilmente utile per la comprensione, però se non abbiamo mai avuto i dati su quanti contagi ci sono stati in questi mesi nei cinema, nei teatri, nelle palestre, nelle piscine, non lo so voi che cosa ce ne facciamo di questi dati, ma forse ha ragione Palazzotto, cioè oggi è inutile recriminare sulle cose fatte o non fatte, e c'è un'emergenza tale per cui forse bisogna appellarsi ai santi. Bisogna fare. Ma per esempio mi risulta che non si riesce a trovare un accordo con i medici di famiglia. E questa è una cosa che va fatta immediatamente, no? E ci sono, non è che dobbiamo costruirli, bisogna metterli in condizione di aiutare, anche se fanno richieste che possono essere giudicate eccessive. È una situazione di emergenza,
accontentiamoli, facciamoli lavorare il più possibile. Stanno chiusi la domenica. Sì. Ma è il momento di stare chiusi la domenica per dei medici? Certo, forse bisogna ripensare molte cose, soprattutto molte in questa piena emergenza. Chiedo a Guido Castelli un'altra cosa. Quanto teme, Guido Castelli, questo disagio sociale che cresce, a cui faceva riferimento anche Palazzotto? Cioè, poi sappiamo le infiltrazioni durante gli scontri di questi giorni in molte città, ieri sera a Roma. Il Viminale parla appunto di infiltrazioni dell'estrema destra, del mondo dell'antagonismo, di ultras, in alcuni casi come a Napoli anche della delinquenza, diciamo, comune. Quanto teme un'escalation di questo? Allora, preliminarmente dobbiamo distinguere tra i sediziosi che vanno stroncati veramente con tutto il rigore possibile e le persone che invece legittimamente protestano per questa superficialità enorme che il governo ha messo in campo per gestire questa vicenda. Temo moltissimo il fatto che la disoccupazione diventi ormai un elemento stabile e costitutivo della nostra società. Io credo che da questo punto di vista sia una banalità quello che dico. Il tema è centrale, ma purtroppo ci troviamo in una seconda ondata che, diversamente dalla prima, ha in sé un profondo senso di sfiducia nei confronti delle istituzioni. La prima ondata aveva determinato quasi una embrassons-nous, un abbracciamoci, una volontà di stare vicino, la gente cantava fuori dai balconi, viva l'Italia. Ora invece la gente è arrabbiata, anche perché molte promesse non sono state mantenute, perché questi 3-4 mesi di relativa pace sul profilo e sul fronte dei contagi non ha determinato l'intervento conveniente, giusto e proprio dello Stato, e quindi c'è una componente tutta politica che rischia di creare le condizioni che non sono quelle degli antagonisti. Del resto io apro e chiuso una parentesi, non capisco perché si debbano chiudere le palestre e tenere aperti i centri sociali dopo che questa gente continua a covare odi che strumentalizzano la rabbia invece dei giusti e dei mansueti. Ma detto questo, io non posso non dire anche che probabilmente questo è il governo meno adatto a gestire un problema di queste dimensioni. Ma sapete perché lo dico? Perché questo è un governo che ogni giorno segue anche al proprio interno una continua, incessante opera negoziale, di concertazione fra diversi. Perché questo è un governo che è nato per impedire che ve ne fosse un altro, sostanzialmente. Non è un governo precario, ha detto qualcuno, ma è la precarietà. Carietà al governo. Voglio chiedere... Questo non l'ha detto l'ex ministro di sinistra. E questo è un tema, perché per governare le cose, quando ci sono i momenti in cui la storia bussa, bisogna avere perlomeno la modestia e l'umiltà di mettere tutti insieme. E invece, ancora una volta, abbiamo visto allora, che a proposito di questo, stampa senza coinvolgere mettere nessuno. Tutti insieme, Paolo Rossi, che ci vuole? Un governo di unità nazionale? Tutti dentro? Ma oddio, non sono io proprio indicato Però mi interessa la sua opinione. No, io mi chiedo perché, cioè, io credo che la classe politica dovrebbe avere anche un talento premonitore. Problema lockdown. Io avrei una domanda, ma perché hanno mantenuto le elezioni? La gente continuava uscita. Ci sono state file, assembramenti, forse in teatro, guarda che in teatro le file sono molto educati, sono scaglionati, sono disinfettati, stanno a 1,5 metri di distanza, escono di nuovo scaglionati. Non lo so, perché hanno fatto le elezioni? Al di là del governo di unità nazionale, che in un momento di crisi, pandemia, bisognerebbe effettivamente, penso anche nell'ultima tribù dell'ultimo paese più oscuro del mondo, se c'è una pandemia o un incendio che circonda il villaggio, non ricorrerebbero alle elezioni. In quel momento si sospenderebbero, no? Si rimanderebbero.
Insomma, ci sono tante cose che restano un po' appese, interrogativi insoluti. Dovevo dire una cosa sul Giorgio Brugueri, ma siamo in ritardissimo. Io, anzi, mi scuso con gli amici della Raghettina. Tanto Giorgio Brugueri torna lunedì, quindi ne parliamo lunedì. Dobbiamo parlare di un paio di cose che lo riguardano da vicino e sono tutte legate al mondo della cultura molto interessanti. Comunque abbiamo già sospeso troppe elezioni, direi. Dice, lasciamo almeno che quelle si possano svolgere, rispettando le misure di sicurezza sanitarie. David, buongiorno, bentornato a te, a Mirta. Allora, buongiorno, grazie, un saluto a te e ai tuoi ospiti. Mirta, sempre nella sua war room, in postazione, pronti per questa nuova grande puntata. Dove andremo? Andremo a Bergamo, dove c'è una protesta shock dei commercianti, poi Mario Monti, ancora Peter Gomez, Walter Rizzetto, il direttore di Libero Senaldi, insomma, tanti ospiti da Roma a Bergamo per un racconto di una giornata davvero davvero interessante, dove purtroppo ci sono ancora proteste, e vi faremo rivedere le immagini incredibili di questa guerriglia a Roma, questo assalto allo Stato che il movimento Forza Nuova ha dato, con quelle immagini veramente sconcertanti. A tra pochissimo. Mirta è già nella sua postazione, un caro saluto anche al tuo Giordano Bruno Guerri, che ho visto lì come sempre in grande forma. Eia eia alala, ci vediamo tra poco. Grazie a David Parenzo, grazie a Mirta Merlino. Allora, tra poco, come sempre, l'aria che tira. Vi do appuntamento ovviamente a domani, stessa ora, stessa rete. Giordano Bruno Guerri, ho detto che lo ritroviamo lunedì perché torna a trovarci. Dobbiamo parlare di un film che in qualche modo riguarda il suo ruolo di presidente del Vittoriale, e anche di un libro in ristampa, no, scritto moltissimi anni fa, che ci racconta forse anche molto dell'oggi. Ecco, avete scoperto la copertina. La storia si ripete, ce ne parli allora lunedì prossimo. Grazie a tutti, vi lascio alla Raghettina, a domani.